Bene, salve a tutti ragazzi, benvenuti a un video super rapido per quello che riguarda i mazzi del GOAT. Sono riuscito a ritagliarmi una mezz'oretta di tempo e ho deciso di farlo anche perché settimana prossima al mio negozio non ci sarà più il GOAT, ci sarà il formato dopo GOAT e questo sarà il primo deck che andrò a provare di adattare al formato nuovo, quindi verrà smontato e la cosa più intelligente da fare era fare la profile prima di smontarlo. Mancano le trappole che sono sopra perché non ci stanno inquadrate purtroppo e ve le faccio vedere quando abbiamo finito con i mostri. Questo è Strike Ninja Monarca. Tutto si basa con Strike Ninja che ha un effetto che dice che è un effetto rapido, spell speed 2, quindi si può chainare sostanzialmente tutto. Banniamo due mostri oscurità dal cimitero, lui viene bandito fino alla phase in phase turn. L'effetto va in combo con le navicelle DD perché quando vengono bandite tornano in phase in posizione d'attacco e quindi abbiamo fodder d'attributo per tutti i vari monarchi, Jinx e compagnia bella. Lo scopo del mazzo quindi è mandare le navicelle al cimitero prima possibile e andare a bandire con Strike Ninja per tributare o per aver vantaggio sul terreno o insomma fare qualche cosa di carino. Giochiamo 3 Strike Ninja. Carta fondamentale, due pomodoro per andare a prendere le navicelle prima possibile, un Jinzo, tre navicelle, un Sangan, due New Doria come removal e ce l'andiamo a evocare con pomodoro perché quando muore possiamo spaccare un morto sul terreno dell'avversario, due Mobius, due Zabor, un Breaker, un virus infetto tribù, una gialla trasformante e un serpe sinistro. Diamo le magie. Un tempesta potente, uno schiacciare, un controllo avversario, una sepoltura, un obiluomo, una spada, un'anfora, uno strapossesso, un delinquent duo in tedesco perché è più forte, un distruggicarte, una Grispool, un tifone, un fulmine Boltex, un rinforzo dell'esercito. Vediamo un secondo il reparto trappole. Reparto trappole è composto da un richiamo del posseduto, un torrential, un cessate il fuoco perché ruba un sacco di partite, soprattutto in questo mazzo qui. Una da distruzione, una mirror e un ritorno dall'altra dimensione. Totale 40 carte, come al solito, sempre 40 carte. Parliamo secondo del deck. Il deck è veramente, veramente interessante. Ho avuto modo di provarlo qualche settimana fa contro i mazzi da GOAT. Quando il mazzo entra è veramente semi impossibile da fermare perché ninja che continua a generare vantaggio. L'unica cosa che resta sul terreno da picchiare o da spaccare sono le navicelle che comunque tornano all'infinito. È abbastanza frustrante giocare contro questo deck quando lo si sa giocare bene. Detto ciò, ragazzi, io vi saluto, vi rimando ai prossimi video del canale e ciao a tutti.